Io sono piuttosto d'accordo con l'analisi della Bellanova, ovvero sia che Conte voleva gestire lui tutto il denaro. Io non penso a fini di arricchimento personale, anche se per esempio vediamo che alcune cose devono uscire riguardo alla gestione della pandemia, No, perché ma non chiaramente un penso po' volesse uscirà. dire questo, era un tema forse di No, potere, di gestione però. del potere. Ecco, ma perché lui secondo me ha ridotto, senz'altro ha avuto una bulimia di potere Conte, però secondo me l'ha avuta perché lui non aveva un partito di riferimento, no? E quindi l'ha centrato su di sé. Avevamo a Palazzo Chigi un avvocato molto interessato alla gestione del recovery. E adesso abbiamo a Palazzo Chigi un signore che ha un'idea di paese, un'idea di sistema paese. E questa è una bella differenza. Ha detto una cosa E abbastanza la grave, battaglia che Bellanova, noi cioè vuol abbiamo dire che fatto. voleva gestire il denaro, Conte? Beh, l'ho detto mica la prima volta che dico che noi ci siamo trovati nottetempo un emendamento che doveva entrare in legge di bilancio dove si prevedeva che la gestione di 209 miliardi Sì, dovevano essere affidati me lo a sei ricordo, tecnici, l'inizio di a sei tutto. esperti e 300 tecnici. Ottenuto, diciamo, quella riunione di maggioranza per ore e ore e lì ho comunicato che per noi si era imboccata una strada senza ritorno, perché non si è arrivati con una discussione sul merito. Quel Consiglio dei Ministri è andato avanti così e sarebbe bello che tirassero fuori il verbale di quel Consiglio dei Ministri. Un'ora e passa, dove Cioè, lei Conte dice c'è un illustra vulnus di comma per fondo. comma l'articolo sulla gestione del recovery e poi dà testualmente con queste parole la parola al ministro Amendola dicendo per 10 minuti adesso Amendola illustrerà il recovery. Lei capisce? Era la prima volta che si discuteva in Consiglio dei Ministri lo strumento che avrebbe portato all'Italia 209 miliardi.